i 5 comandamenti. Proviamoci. Ricordati di sbagliare, perché credo che sia molto importante. Sbagliare tutti i giorni, provare, come dice un mio caro amico, a fare magari errori diversi da quelli che hanno fatto altre persone vicino a noi, da quelli di noi, cercare di imparare dagli errori dei propri e da quelli degli altri. Quindi ricordati di sbagliare. Secondo comandamento, ricordati che vale tutto, che non c'è una cosa giusta, una cosa sbagliata, tutto in una sua particolare condizione, in un suo particolare momento vale, ed è per quello che accade. E quindi forse questo serve a non mettere troppo giudizio sulle cose o a dare il giudizio giusto, il peso giusto anche alle cose più brutte come a quelle più belle. Terzo comandamento, è difficile. Aspetta che arrivo. Terzo comandamento. Terzo comandamento, ce l'ho. Ricordati che la tua paura dipende da quello che hai già vissuto, perché non hai paura di niente che già non conosci. E quindi ogni volta che succede qualcosa per cui ti spaventi, ricordati che non hai paura di quella cosa che deve ancora accadere, ma di una cosa che ti è già capitata. Quarto comandamento. Esprimi il tuo diritto al godimento. Questo me lo diceva l'analista. Ogni tanto ricordati di te, ed è importantissimo, soprattutto quando sei sensibile, perché le persone sensibili sono belle agli occhi di chi non lo è, ma noi che siamo troppo fortemente sensibili lo siamo sia nel dare che nel ricevere, quindi ricordarci ogni tanto di fare qualcosa per noi stessi è molto importante. Quinto comandamento, ricordati di fare festa. A un certo punto bisogna festeggiare, bisogna fare festa, bisogna divertirsi, perché lo dicevano in tanti prima di me, anche più importanti, anche Albert Einstein, che non è tanto del suo genere, però diceva che è molto importante divertirsi, non soltanto ridere, sorridere, sì, beh, divertirsi. I 5 comandamenti sono questi. Mystery puzzle reveal itself.